E continuiamo a parlare della vicenda dell'ospedale di San Giovanni Bianco. Oggi una giornata importante, ovvero l'incontro dei sindaci della Valle Brembana con la direttrice generale Beatrice Stasi della SST Papa Giovanni XXIII con il prefetto. Continua la battaglia della Val Brembana per il mantenimento dei servizi di base dell'ospedale di San Giovanni Bianco. Questa mattina i sindaci hanno incontrato con la direttrice generale della SST Papa Giovanni XXIII, Beatrice Stasi, e il prefetto Enrico Ricci, per discutere della situazione che desta sempre più preoccupazioni tra i cittadini. La dottoressa Stasi porta sempre dei numeri a favore delle sue tesi. Non dicono che l'ospedale di San Giovanni è in un contesto dove ci sono 40.000 abitanti, sì, però d'estate diventano 100.000, gli weekend diventano 80.000. Dicono che i numeri all'ospedale di San Giovanni calano sempre. Certo, calano perché diminuendo i servizi è il cane che si morde la coda praticamente, ci prendono in giro in questo modo. Tanti medici sono venuti via e quindi i servizi sono scoperti, le ambulanze. Le automediche non hanno il medico, ci sentiamo un po' in una situazione precaria e pericolosa anche per la salute di tutti. La preoccupazione è che continuano a tagliare i posti letto, i primari che adesso sono da 6 sono diventati 1, abbiamo una valle sempre più anziana e c'è sempre più bisogno di un servizio vicino e efficiente. Non chiediamo la luna, sappiamo che è un ospedale di periferia, servono servizi ambulatoriali, serve servizi di emergenza urgenza sulle 24 ore. Abbiamo un problema di spopolamento della valle e col tema dei servizi o si innesca un circolo virtuoso oppure un circolo vizioso. Durante l'incontro, la direzione sanitaria ha proposto un confronto di merito clinico e medico sui reali bisogni della popolazione e l'istituzione di un tavolo tecnico di studio aperto a medici ed esperti di fiducia dei sindaci. Il direttore generale ha inoltre assicurato il mantenimento dei servizi previsti per un ospedale di base in zona disagiata, con indicazioni per favorire cure appropriate e sicure ed investimenti significativi in base al PNRR per realizzare un ospedale di comunità in aggiunta ai servizi già offerti. I sindaci della valle hanno invece percepito la forte lontananza che ancora persiste tra le posizioni portate in discussione. Un incontro in chiaroscuro perché c'è una visione completamente diversa rispetto a quella che il territorio si aspetta sull'ospedale San Giovanni Bianco. Come sindaci abbiamo fatto delle osservazioni su alcuni temi. Ora rilanciamo il lavoro del tavolo tecnico anche su richiesta del prefetto, al quale integreremo anche delle figure tecniche, come è emerso oggi, c'è stata questa richiesta. Noi non ci sottraiamo al nostro ruolo, cerchiamo di portare delle soluzioni a questi problemi. Chiaramente le distanze restano ancora ampie.